Nigi amici, ma soprattutto ciao Nigi amiche. Oggi vi parlo di nuovo di Pupatic. Vi ricordate, abbiamo già fatto una bella recensione su di lei, introduttiva, su questa scatolina e sull'altra versione con i capelli fucsia. Dunque, Pupatic era una bambolina giapponese creata dalla Takara. C'erano diverse cose su questa linea, tra cui le case Matita, anche delle rarissime casette a forma di dolciume, ma diciamo la cosa che francamente mi è sempre piaciuta di più erano i tre playset delle amiche tascabili. Allora, aperta è una pasticceria miniatura con un piccolo forno per dolci, dove Pupatic e la sua amichetta preparano meravigliose torte. Chiusa è un orologio che scandisce il tempo, ruotando la manopola, le lancette si muovono facendo scattare il numero quando cambia l'ora. Ora, se guardiamo dietro, vediamo che c'era proprio scritto le amiche tascabili. Vedete, questa era Pupatic con le sue casette a forma di matita, che poi non erano altro che dei mini negozietti. Vedete, qui c'era scritto Fruits Bakery Candles. Quindi questo era un piccolo fruttivendolo, questa è una piccola panetteria e questo è un piccolo negozio di candele. Che scelta strana. Poi c'era l'altro playset, la casetta di Pupatic a forma di telefono, e ce n'era un altro ancora, l'isola della fantasia, che vi mostro in questa immagine. Ora, per mia fortuna, nel corso degli anni sono riuscito, con non poca fatica, a trovare tutti e tre i playset, per cui non vi preoccupate, li vedremo tutti e tre. Cominciamo con questo, che è stato il primo che ho trovato. Allora, vedete che questa è un'immagine creata per il mercato occidentale, perché qui c'è una bambina bionda. La scatola giapponese era ben diversa e c'era ovviamente una bambina giapponese. Allora, vedete, qua possiamo vedere il playset con tutte le sue funzioni. Qui c'è il marchio Jig, qualità e divertimento con Takara, una pasticceria ed un orologio in un solo giocattolo. Qui ce la mostrano chiusa. Questo è lo stesso testo che vi ho letto prima. Poi la parte dietro l'abbiamo già intravista, vediamo un po' meglio i testi. Stranamente qui è scritto in inglese. Ma perché? Boh. Chissà che la Jig non abbia preso questa cosa, seppur di proprietà Takara, magari da qualche paese anglosassone, dall'America o magari dall'Inghilterra, non so. Qui invece è scritto in italiano. Ma perché? Boh. Che cosa strana. Strano tra l'altro che non si vede l'isola. Da questa parte invece, guardate, abbiamo delle immagini inedite. Ci fanno proprio vedere i dettagli. Ruotando la manopola si girano le lancette dell'orologio che fa tic toc. Mentre cambiano le ore e i numeri, premendo sulla parte superiore della campanella, l'orologio si apre e si trasforma in una pasticceria. Con il movimento della leva i dolci passano direttamente sul tavolo. Cassettino per riporre i pezzi al termine del gioco. Ok. Ora vedete che il... questo playset è nuovo, io però mi ricordo che quando l'ho preso su eBay mi avevano segnalato che c'erano delle parti rovinate, sembra dall'acqua, direi, dall'acqua, dall'umidità, vedete? Ci sono alcuni difetti nella scatola, però vista la rarità di questi pezzi all'epoca non avevo fatto troppo lo schizzinoso. Allora, è la prima volta che la apro, nel senso l'avevo aperta per sbirciare, ma non ci ho mai, diciamo, giocato, non ho mai attaccato gli adesivi, non ho fatto nulla. Dovrebbe, ripeto dovrebbe, questo era quello che mi era stato detto, essere nuova nuova. Poi boh. Allora, vedete che gli adesivi ci sono, e sono ancora tutti attaccati qua. Tuttavia, questo sacchetto è stato aperto. Per cui boh. O qualcuno l'aveva aperta per collezione, o magari il negoziante, chi lo sa. Comunque, tiriamo fuori le cosucce da questo sacchettino. Vedete che l'acqua ha rovinato tutto. Questo sacchetto è sporco. Bah, chissà di che cosa. Anche quest'altro, niente, questi sono stati aperti. Vedete che qua ci sono altri pezzettini, queste sono le torte, direi. Ecco, l'altra bambolina è un po' sporca, vediamo se magari riesco a pulirla un cicinin con una spugnettina. Adesso diamo un'occhiata. Ah, tra l'altro questa bambolina è gommosa. Vedete che abbiamo dentro anche una Pupatic, è uguale a quella che vi ho già fatto vedere. A parte un po' di sporcizia qui sui piedini, è abbastanza ben tenuta, è in condizioni decenti, direi. Ok. Mentre invece, purtroppo, come potete vedere, gli adesivi sono un po' rovinati.
Ripeto, tra l'altro qua ci sono delle frasi in inglese, qui è scritto tutto in inglese, che strano. Qui ci dice dove possiamo attaccare gli adesivi, questi due sull'insegna, sulla campana, dove c'è il forno, questi anywhere you want, cioè dove vogliamo, questo qui è il tappetino per la cucina, comunque io non penso di attaccarli, quindi vediamo semplicemente il playset per quello che è. Allora, guardate, è un playset molto solido, bella plastica rigida, ben fatta. TikTok Caffè, qui ci sono le lancettine, tutta questa parte è già applicata. Vedete che qui si vede benissimo un disegnino della Pupatic bionda e di quella fucsia, che quindi a questo punto immagino fossero due amichette. Ecco, ancora una volta c'è una scritta in inglese, press here. Allora, il meccanismo funzionava semplicemente schiacciando qui. Vabbè, ovviamente è una cosa vecchia, non funziona più così bene, ma questo è il trucco, diciamo così. Se riesco ad aprirlo, ok, ce l'ho fatta. Allora, prima di vedere il playset montato, vediamo le funzioni di questo giocattolo. Allora, la prima è: ruotando la manopola si girano le lancette dell'orologio che fa tic-toc mentre cambiano le ore ed i numeri. Proviamo. Allora, giriamo. Vedete, sentite che fa tic-toc e qui sta girando un numerino. Ecco qua, 10. Ecco, questa era la prima funzione, la funzione TikTok. Poi abbiamo già visto che cliccando qui sulla campanella si apre il playset, ve l'ho già fatto vedere, vedete qui c'è una levettina, funziona per ora abbastanza bene, anche se non perfettamente. Poi, guardate, questa era un'altra funzione, praticamente se aprivamo il forno, mettevamo un piattino qui dentro, tramite questa levetta lo facevamo scivolare nel tavolino qui sotto, tavolino ripiano, che anche lui era, vedete, a scatto. Ora che guardo bene, l'effettivo tavolino era questo, con tanto di sediolina. Vediamo un po'. Dunque, prendiamo uno di questi piattini, vediamo cosa c'è qui. Sembra un'insalatina con due hot dog, una tazza, una forchetta. Poi qui avevamo... che cos'è questa? Una tortina? Un piattino con qualcosa? Ah no, è un pancake! Ci vuole veramente l'abilità. Questo qui dovrebbe essere il quadratino di burro sul pancake. E poi... basta, ci sono solo due dischetti. Quindi proviamo a metterne uno qui nel forno. Chiudiamo. Mettiamolo a cuocere. Magari potevamo giocare simulando il tempo che passava con l'orologio. Facevamo così. Ecco fatto. Ed era pronto, tac, poi mettevamo in tavola, ecco qua, ed eravamo pronti per mangiare. Potevamo posizionare la nostra amica Pupatic qui, magari lei stava cucinando, ecco, mettiamola qui. E invece quest'altra amichetta, che come vedete è un po' più pulita, adesso l'ho lavata, aveva su un quintale di polvere, la lasciamo sgolosare qui sulla sediolina, ecco fatto. Ah, tanto sembra fatta apposta per lei. Quindi abbiamo capito che Pupatic cucina e Peppuzza, chiamiamola Peppuzza, non so se è un vero nome, io la chiamerò Peppuzza, si mangia il suo bel pancake alla meriena. Voilà. Ecco, vedete, ho pulito anche un po' il playset all'interno, così lo vedete ben montato. La seconda tortina potevamo magari appoggiarla qui, cioè nella scatola viene chiamata tortina, ma in effetti è un piatto già cucinato. Tra l'altro questo era un pancake, quindi una cosa dolce, quello era un piccolo dog con insalata. Sono proprio tipici piattini che potete trovare tranquillamente in Giappone, ci sono appena stato, di roba così ce n'è a voglia. Ecco, poi avevamo questi pezzettini qui per simulare una specie di scaletta, direi. Questa è una cosa che ho già visto da qualche altra parte, mi sembra nei playset di Fragolandia, cosa del genere. Dove si metteva questa? Vediamo un po'. Ecco, vedete, questa era la scalettina che si agganciava qui, qui c'è un piccolo foro, così diciamo i clienti potevano accedere al caffè, tic 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 e tic, mentre invece Pupatic passava dalla sua scaletta. Questa scaletta, ecco, un piccolo marchitrucco, vedete, spingendo qua assume la posizione un po' più corretta, anche se vabbè è un po' sbilenca come scala, diversamente rimane così. Ora non so se sia un'effettiva funzione o un difetto, boh, non ho idea. Comunque, cos'altro vi posso far vedere di questo playset? Magari vediamolo un po' in questo modo qua.
Ecco, una cosa che non abbiamo messo è l'insegna, vediamo un po'. La mettiamo qui dove c'è questa finestrella, questa è l'insegna. Aspettate che gli do una pulita magari. Ecco, vi confesso che per un attimo avevo pensato di attaccare gli adesivi, ma mi sono reso conto che non vengono via perché sono troppo rovinati. Quindi quello che proverò a fare sarà di fare una scansione, ripulirli su Photoshop e vedere se riesco a stamparmeli per conto mio su carta adesiva. Quindi, vedremo più avanti. Magari poi in un successivo video di Pupatic vi farò vedere se ci sono riuscito. Comunque, l'insegna attaccata si mette qui, vicino a questa finestrella. Ecco, con questo credo di aver finito. Spero che vi sia piaciuto il video, come sempre. Vi saluto, ci vediamo la prossima volta. Ciao!